Il Papa licenziato, come Padre Pio aveva predetto. La storia di oggi riguarda il Papa che è stato licenziato. Quindi è difficile immaginare che non sia il capo della Chiesa che è stato licenziato. Sappiamo del terzo segreto di Fatima, dove sembra che sia stato ucciso Giovanni Paolo II e ci sia stato un enorme tumulto. Eppure, questo caso è stato appena notato. Diamo un'occhiata a quello che è successo. Ciao amici di preghiera, oggi cerchiamo ispirazione da Padre Pio. Oltre ad altri grandi saggi mistici e operatori di miracoli, si uniscono a noi in questo viaggio, in questo apostolato. E poi, come diceva San Francesco d'Assisi, che il Signore ti dia la sua pace. Ora ci dice la Scrittura, prima che ti formassi nel grembo materno, io ti conoscevo, e prima che tu nascessi, ti ho messo da parte. Ti ho costituito profeta delle nazioni. E lì parlò al profeta Geremia. Lo conosceva prima ancora che nascesse nel grembo materno, ovviamente. Ora vediamo come queste parole possono ancora applicarsi ad oggi. Il Padre Pio ci renderà molto chiaro che nella mente di Dio qualcuno può esistere davvero prima di nascere, come abbiamo detto, nel grembo materno, e le conseguenze delle cancellazioni di quell'immagine che è già nella mente di Dio. Questa testimonianza ruota attorno a una signora che andò a confessarsi ferita da Padre Pio. In confessione, Padre Pio le disse di chiudere gli occhi e di dirgli cosa vedeva. E la signora, ovviamente, fece come le era stato chiesto. Chiuse gli occhi e disse: «Vedo lì una grande folla, con tante persone. Tra queste persone c'è la processione, che si muove molto lentamente, solennemente, nella piazza. Vedo molti sacerdoti, vescovi e cardinali. E il Papa sta ora salendo al trono. Sì, ora vedo un Papa sul trono. E la folla è enorme. È una grande folla. È giubilante, premurosa, molto bella», disse. «Ma cosa vuol dire?» Si rivolse a Padre Pio. Padre Pio le rispose che era il bambino nel suo grembo ucciso dall'aborto. Doveva diventare questo Papa nei piani di Dio. A questo punto, la donna ha lanciato un urlo e ha applaudito proprio lì, nel confessionale. Quindi, immagina di aver portato questo insopportabile segreto nel cuore per tutto questo tempo. E tuttavia, Dio ha visto direttamente nei recessi nascosti del cuore. La riparazione era semplicemente lo strumento. E quindi, se potessimo vedere attraverso gli occhi di Dio, quanto diverso ci apparirebbe questo mondo. Perché chiaramente, agli occhi di Dio, nulla è nascosto. E così, per quanto spaventoso possa sembrare, e certamente lo è stato per questa signora, è molto meglio che Padre Pio l'abbia aiutata prima del giudizio generale, quando tutte queste cose sarebbero state comunque rivelate. Così la donna è andata a confessarsi e Padre Pio l'ha aiutata a rimetterla a posto con Dio, nonostante questo incredibile crimine contro di lui. Questa storia ci ricorda che anche se la verità può essere difficile da accettare, è sempre meglio affrontarla e cercare la redenzione attraverso la confessione e il pentimento. Come cristiani dobbiamo fidarci del fatto che Dio ci guida e ci protegge sempre, anche quando ci troviamo di fronte a situazioni difficili. Perciò oggi possiamo trovare un conforto nella testimonianza di Padre Pio e nella sua fede in Dio. Possiamo chiedere la sua intercessione per aiutarci a trovare la pace e la forza di affrontare le sfide della vita e di affrontare la verità quando essa si presenta. Preghiamo insieme. Oh Padre Pio, amico di Dio e nostro intercessore celeste, ti chiediamo di pregare per noi affinché possiamo trovare la pace e l'armonia della nostra vita. Conosci i nostri cuori e le nostre difficoltà, le nostre paure e le nostre preoccupazioni. Ti preghiamo di intercedere per noi davanti al trono di Dio, chiedendo che Egli ci doni la grazia di accettare la Sua volontà e di trovare la serenità nel nostro cammino. Aiutaci a trovare la forza di superare le difficoltà della vita e di mantenere le speranze e la fiducia in Dio. Prendi per mano tutti coloro che stanno attraversando un momento difficile, portali alla presenza di Dio e dona loro la pace e la consolazione che solo Lui può dare. Padre Pio,
Tu che hai vissuto la tua vita nell'amore e nell'umiltà, insegnaci a vivere come tu hai vissuto, ad amare come tu hai amato e ad essere fedeli come tu sei stato. Ti affidiamo le nostre preghiere e ti chiediamo di intercedere per noi presso il Signore, affinché possiamo trovare la pace e l'armonia nella nostra vita. A te, Signore Dio, ti preghiamo di illuminare il nostro cammino mentre percorriamo la vita. Concedici la tua saggezza e la tua guida divina, in modo che possiamo prendere decisioni che ci portino verso il bene e la felicità. Ti chiediamo anche di proteggerci dalle tentazioni che incontriamo lungo il nostro percorso. Dacci la forza e la volontà di resistere alle tentazioni che ci allontanano dalla verità, dalla giustizia e dall'amore. Ti ringraziamo per il tuo amore infinito e per la tua compassione, e ti preghiamo di continuare a benedirci con la tua presenza divina. È perché possiamo sempre avere la certezza che non importa quale sia la nostra situazione, tu sei con noi e ci guidi sulla strada della salvezza. Amen. Dopo questa preghiera, continua a seguirci, iscriviti al canale e rimani benedetto da Padre Pio e dal nostro Signore Gesù Cristo. Commenta facendoci sapere per chi vuoi pregare. Uniremo le nostre preghiere alle tue, facendoli arrivare a Dio. Grazie da amici di preghiera per aver pregato con noi. A presto. Amen.